Grazie, un saluto a tutti anche da parte di Roberto Vigotti, il segretario generale di Riastormed, che oggi qui sostituisco. Roberto è impegnato in un altro incontro Desertec a Bergamo, quindi parliamo delle stesse cose su fronti diversi. E un saluto a Gianluigi Angelantoni, uno per tutti. Il tema che giustamente le parole con cui concludeva il dottor Cianciullo sono il cuore diciamo, di questo intervento, perché la Sicilia oggettivamente gioca un ruolo fondamentale nei rapporti nord-sud e grazie alle caratteristiche climatiche che tutti conosciamo e sulle quali si è intrattenuto anche l'ingegnere Angelantoni, è una centrale, come dire, solare naturale. I dati ovviamente sono questi, quelli che tutti conosciamo. Questa è una immagine, una elaborazione di ELAR, l'istituto tedesco che ha sviluppato molte delle elaborazioni che sono dietro allo sviluppo del Desertec Concept. Come vedete, l'insolazione della Sicilia, questi 2000 kWh per metro quadro anno, ne fanno un territorio assolutamente, come dire, competitivo rispetto ad altri in cui l'esperienza del sole termodinamico è già partita e rispetto a quei territori che sono l'obiettivo, il target dello sviluppo dell'industria e delle tecnologie trainata, spinta da investimenti di ricerca e sviluppo significativi. Quindi, per rispondere al titolo, perché splende il sole, perché il termodinamico splende in Sicilia, ebbene ci sono delle caratteristiche fondamentali che sono quelle che vediamo. Ora, questi 2000 kWh per metro quadro all'anno fanno eccezionalmente, hanno un collegamento eccezionalmente efficace con le elaborazioni che da ultimo ci ha presentato l'International Energy Agency nell'ultimo Energy Technology Perspectives, dove ha analizzato come fa ogni 2 anni, quali sono le tecnologie che contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi di abbattimento della CO2 secondo diversi scenari, rapporti sempre molto pieni di dati, sempre molto interessanti, comparazione di diverse tecnologie. Come vedete, il treno di cui parlava Gianluigi Angelantoni prima è quella discesa ripida della curva della insolazione a 2000, che vede la curva in verde più bassa, che è esattamente il treno che sta facendo scendere, farà scendere in forza degli investimenti di ricerca e sviluppo, delle esperienze che si stanno sviluppando nel solare termodinamico, dai 200 dollari e megawattora di questi tempi fino ai 100 nel 2020, per arrivare al 2030, poi vedete con una stabilizzazione, ma quella discesa ripida dei prossimi 10 anni ci dice che non solo il solare termodinamico svilupperà tutte le convenienze che sono insite nel suo modello, cioè l'essere un sistema energetico complesso, quindi non soltanto un sistema solare, ma che diventerà competitivo. Ovviamente qui la curva del fotovoltaico si muove con una velocità, sì, straordinaria giorno per giorno, ma che i livelli di competizione con il solare fotovoltaico si avvicineranno sempre di più. Questa è la motivazione, insieme alla motivazione, diciamo, geografica, questa è la motivazione tecnico-economica per cui parlare in Sicilia di solare termodinamico ha senso e ha molto senso. Ovviamente tutto questo non si realizzerà spontaneamente. Questo treno bisogna farlo partire, bisogna spingerlo. Ancora l'IEA dice non che questa tabella che vedete, diciamo sulla sinistra, ah, c'è un problema di altezza. Sì, nella stanza che dicono che là non sentono nulla. Ah, mi dispiace. Allora, prova, diciamo così. Ovviamente questi non sono gli investimenti previsti, questi sono gli investimenti necessari a che questo succeda. E come vedete nell'area OECD Europa, l'IEA prevede, o diciamo suggerisce, che nell'arco dei prossimi 10 anni vadano spesi 29 miliardi di dollari per spingere su questa crescita,
e 62 miliardi di dollari vadano spesi, vadano investiti nel decennio 2020-2030. Questi investimenti dovranno essere distribuiti tra incentivi, ricerca e sviluppo e ovviamente investimenti in capitale, composti ovviamente con una parte fondamentale che sarà giocata dal credito, sia di breve sia di medio-lungo termine. Ora, da questo punto di vista, in Italia, seppure con qualche limite, sono confermate le scelte di supporto al solare termodinamico, esistono competenze indubbie in ambito sia di ricerca e sviluppo, e qui oggi abbiamo tutti gli operatori al tavolo, sia le capacità industriali. Io su questo faccio una piccolissima chiosa, perché nel 2007, come PricewaterhouseCoopers, oggi la presento qui, Rest4Med, PricewaterhouseCoopers è una società di consulenza che socia, fondatrice di Rest4Med, facciamo uno studio per la Commissione Europea, uno studio sulla low carbon technology e su come spingere, su come creare un sistema industriale attorno alle nuove tecnologie con basso impatto ambientale. E nel 2007 la Commissione si chiedeva come creare attorno a questi sistemi, a queste tecnologie, un sistema industriale. Di questi giorni è la stessa domanda che viene da Eurelectric, cioè perché abbiamo perso un'occasione, parzialmente perso l'occasione del fotovoltaico o di altre tecnologie. Bene, io penso che non dovremmo perdere invece questa volta l'occasione di costruire anche in Italia, soprattutto in Italia, una filiera attorno al solare termodinamico, perché ci sono sicuramente tutte le condizioni. Queste sono le opportunità offerte dallo sviluppo del termodinamico in Sicilia. Questa è semplicemente una stima della ripartizione dei costi di realizzazione dell'impianto, che ci dice però quali sono le filiere e le competenze toccate. Vedete la parte ovviamente preponderante che gioca il campo solare, ma tutte le tecnologie fino ad arrivare all'accumulo, tecnologia direi strategica per molti settori, non solo per il solare termodinamico. E vedete quali possano essere le ricadute su tante filiere del nostro sistema produttivo, e ci dice questa slide e la successiva, e la successiva ci dicono dove cadrà il valore che verrà investito, no? Quei 62 miliardi di dollari che andranno investiti, ovviamente in quota parte, facendolo debito a quota parte Italia, dove andranno a cadere? Sullo sviluppo progettuale, sulla produzione di componenti, sulla progettazione, l'integrazione tecnologica, l'ingegneria, fino al trading dell'energia. Ecco, allora, per ricollegarci a quanto diceva Consoli, io penso che se noi prendessimo questa slide, questa filiera ricostruita dal Politecnico di Milano all'Energy Strategy Group, che dimostra, diciamo, mostra due modelli, ecco, potremmo strutturare una programmazione dei fondi comunitari 2014-2020 in questa direzione, cercando di fare investimenti nel settore, supportare le diseconomie eventuali che la scarsa maturità in alcuni casi di alcune tecnologie necessita, ma soprattutto di fare molta, molta formazione con i fondi del Fondo Sociale Europeo in questi settori, perché questa è la mappa della crescita economica dell'Europa nei prossimi anni, e quindi della Sicilia come una sua parte rilevante. Allora, ora, perché la Sicilia è centrale in tutto questo ragionamento? Questa è una slide che ci piace molto in Rest4Med, è il ribaltamento di una prospettiva, è il ribaltamento in cui il nord è il Nord Africa, i paesi del Medio Oriente, dove c'è il sole, quindi c'è la risorsa che vorremmo e che vorremmo sviluppare, attorno al quale vorremmo costruire un nuovo modello energetico, e soprattutto, fatecelo dire da Rest4Med, da una prospettiva italiana, l'Italia è più vicina, quindi è più a nord della Germania e della Francia. Ora, questioni patriottiche a parte, insomma, permetterete la battuta, la Sicilia rimane il punto più vicino a questo mondo nel quale i più eccezionali sviluppi nel settore delle nuove energie verranno, e dove la crescita di domanda energetica è spaventosamente in crescita per l'accesso allo sviluppo di popolazioni finora
escluse. Come vedete, si andrà riducendo progressivamente, questo è uno dei dati forniti dall'OME nell'ultimo Mediterranean Energy Perspective, si andrà riducendo la differenza tra nord e sud. In questo momento il nord consuma il triplo dell'energia del sud del Mediterraneo. Al 2030, come vedete, la crescita graduale ma continua dei paesi del sud porterà ovviamente sempre al mantenimento di un gap, ma alla riduzione dal triplo al doppio dell'energia consumata dal nord, che significa che il sud crescerà molto e offrirà molte opportunità di sviluppo. Alcuni dei dati che ovviamente crescono in modo rapido giorno per giorno, man mano che si rifanno le stime anche dello sviluppo dei piani nazionali delle energie rinnovabili di tutti i paesi che vanno dal Marocco all'Egitto alla Giordania, come vedete una stima, la stima fatta dall'OME prevede una crescita di circa il 5% annuo. Più della metà dei 320-380, ma io a questo punto comincerei a prendere la parte più alta della forchetta, più della metà arriverà da fonti rinnovabili, il che significa che nei prossimi 20 anni si svilupperà un mercato molto ampio e questo mercato potrà essere l'occasione di sviluppo di tutti quei soggetti, di crescita forte di tutti quei soggetti industriali che avranno preparato la propria competenza e le proprie capacità, le proprie tecnologie, perché no, a partire da qui. Questa è un altro outlook, ma vedete in terawattore, quindi in termini di consumo energetico, in termini di produzione energetica, quale sarà la crescita nel Mediterraneo diviso per aree per arrivare a circa 60 terawattore nel 2030. Ruolo centrale nel contesto energetico euro-mediterraneo della Sicilia, dimostrato, portato avanti non solo dall'Europa nel piano solare mediterraneo. Questa è una slide, come vedete, i due collegamenti Tunisia-Libia verso la Sicilia. Ovviamente non sottovaluterei anche il collegamento in termini di scenario generale tra l'Algeria e la Sardegna via Corsica-Italia, perché questo fa dell'Italia la cerniera dell'Europa verso i paesi del Nord Africa e quindi la rende centrale qui in termini infrastrutturali, non solo di produzione localizzata, ne fa il nodo, la cerniera di un sistema che noi conosceremo, credo molto a breve, come il mercato euro-mediterraneo dell'energia, che è, come dire, alle porte. Tante iniziative industriali si sono sviluppate, c'è una grande vivacità e ovviamente la Desert Tech Industrial Initiative è una delle più famose, la più vivace, la più strutturata. La MedGrid francese è nata nel 2010, c'è un interesse, una presenza di OME costante, sono nate recentemente Res4Med nel 2000, in realtà a dicembre del 2011, il 20 al solstizio, diciamo, d'inverno del 2011, cioè quando il sole ricomincia a crescere. Questa è una delle cose che e ultimamente anche altre iniziative, come ad esempio MedTSO, che è l'unità, il consorzio dei soggetti di trasmissione dell'energia, quindi dalla nostra terra agli altri. Non dobbiamo dimenticare MedReg, cioè l'associazione dei regolatori, che sta facendo un lavoro fondamentale per definire le condizioni di omogeneità della regolazione nei diversi paesi per permettere, come dire, per abilitare il mercato, per permetterne lo sviluppo. Res4Med nasce, diciamo, buon ultima e si propone di consorziare i soggetti del sviluppo, diciamo, della piattaforma industriale delle energie rinnovabili italiane, partecipando con pari dignità con tutte le altre iniziative in stretto regime di collaborazione, e è partita con una presentazione il 3 maggio di quest'anno, è partita con dei soci
autorevoli, di grande autorevolezza. Enel Green Power, Edison, CESI, GSE, PwC, il Politecnico di Milano, al quale poi si sono aggiunti altri soci, Asia Ambiente e Fondazione Bordoni. Abbiamo, oltre ai soci fondatori e ai nuovi associati, una serie di affiliati che rappresentano il meglio della ricerca in Italia, RSE, sempre del gruppo GSE, l'Aper, Altesis, altri si sono aggiunti, e Res4Med, in modo come dire, molto attento, ha voluto definirsi un'associazione attenta alle soluzioni per lo sviluppo delle energie nel Mediterraneo, energie rinnovabili nel Mediterraneo. Quindi non progetti astratti, non dichiarazioni, ma azioni puntuali che sviluppino insieme ad altri, come dicevo, il quadro regolatorio, tecnologico, economico-finanziario che serve a tutti gli operatori per avere più informazioni, condividere conoscenze, per sbarcare, per esportare le proprie competenze nel sud del Mediterraneo e quindi come dire, sviluppare quelle competenze e quelle opportunità di cui si parlava. E quindi ecco perché Res4Med oggi è qui in questa veste, perché la Sicilia è un naturale punto di approdo e naturale cerniera nell'ambito del Mediterraneo, quindi è il centro dei nostri ragionamenti, e perché con ANEST c'è un colloquio in corso per un rapporto stabile e quindi Sicilia ed ANEST con Res4Med formano un triangolo, in questo caso, diciamo, di relazioni che noi ovviamente speriamo crescano. Velocemente, ho già detto del ruolo di catalizzatore di Res4Med, volevo andare velocemente al tema del piano di lavoro. Questi sono i nostri soci, i membri, gli affiliati, vedete tutti i nomi che vi ho citato prima. Una cosa molto importante, da quale siamo molto fieri, il supporto istituzionale alle nostre iniziative di quattro ministeri: gli esteri, il Ministero dello Sviluppo Economico, l'Ambiente e il MIUR. Ovviamente fondamentale, e la Camera di Commercio di Milano tra i soggetti che inizialmente, che fin dall'inizio, hanno sostenuto questa iniziativa, ovviamente sia con l'apertura a tutti gli stakeholder internazionali. Finisco velocemente con un'indicazione sui nostri progetti, perché, e qui mi riaggancio a quanto diceva chi ha parlato prima di me, ci sono alcuni progetti, ad esempio quello del PV Parity Project, che non è soltanto un progetto e uno studio con il quale vogliamo capire quando il fotovoltaico raggiungerà la parità, ma stiamo studiando, cercando di sviscerare tutte le condizioni che permettano alle tecnologie di generazione distribuita di fare il loro lavoro, cioè di competere con le fonti tradizionali non sul prezzo o sui costi, ma sulla, come dire, missione, cioè quella di portare la produzione energetica dimensionata come si deve nel punto dove serve. Per questo credo che tutti sappiamo che ancora esistono delle barriere di carattere regolatorio, e l'abbattimento di queste barriere regolatorie, quelle che fanno veramente, come dire, rivoltare il sistema da un sistema top down in cui l'energia arriva da grandi produttori agli utenti a quello intelligente, distribuito, fatemi dire anche democratico, in cui l'energia viene prodotta dal basso e quella che non si consuma viene redistribuita verso l'alto. Questa è, secondo noi, una delle chiavi che permetterà al mondo delle tecnologie fotovoltaiche, solari, di dimenticare il tema degli incentivi, quindi del supporto degli incentivi, di entrare nel mercato, entrare in modo prepotente, perché quando c'è la convenienza economica, tornando al treno di cui parlava l'ingegnere Giantoni, il treno parte, e quando parte nessuno lo ferma. Quindi liberare queste condizioni significa togliere un po' le manette al sistema. Ok, perfetto, io chiudo qui. Ovviamente ribadisco l'interesse di Res4Med alle iniziative dell'ANEST. Noi crediamo che ci sia molto che l'ANEST possa fare in questa strategia che noi abbiamo, dire, disegnato, e al quale siamo aperti a tutti i contributi possibili, perché in ANEST, in Italia, esiste quel sistema di competenze in tutta la filiera che abbiamo visto prima,
solo per svilupparla in Italia, ma per esportarla e per stabilire con i paesi del Mediterraneo quelle relazioni che sono relazioni di scambio, relazioni di reciprocità, che sono poi un po' il cuore del nostro fare impresa e della nostra cultura di relazioni internazionali, e su questo dobbiamo fare leva. Grazie.